Io sto registrando. Ciao, siamo Andrea e Gianluca? Sì, mi pare di sì. Stiamo registrando l'audio per la end card di YouTube finale. Ma quanto è bello il grandangolo di questa videocamera. Cioè, posso fare tutto il giro. Scusate, sono i pancakes che mi danno la testa. Impazzisco. C'è un'entità oscura che ci sta chiedendo di passargli tutte le attrezzature per i video e per il resto. Qui c'è la videocamera, la stiamo utilizzando per registrare l'audio con i nostri super microfoni e anche con i nostri super poteri. Che altro ti serve? Entità oscura. E non può parlare l'entità oscura, oscura non perché può sennò parlare. Si sente la voce. Allora, come vuoi fare entità oscura? Anche detta CEU di Red Bull. Entità allora, oscura. Vediamo se riesce a mettere il braccio davanti a noi ad una distanza decente. Dici tutto quello che vuoi. C'è il tavolo di mezzo. Quindi se faccio così si no, quella è la terra di mezzo. Sì, comunque, si vede non ma non è un problema se si vede il filo. Ok. Comunque una volta i poltergeist erano molto più simili. Vi dovete avvicinare. Così? Ok. Sì. Sta registrando. Non lo so, lo scopriamo subito. No. Comunque cioè, questa persona ci sta guardando male. Chissà come mai, eh? Aspetta, ok, vai. Ciao, io sono Andrea. E io sono Gianluca. Iscriviti subito ai nostri canali per seguire tutte le novità dal CES 2015. Troverai anche vlog e i video dei backstage per vivere insieme a noi questa fiera di Las Vegas. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Rifallo. Vivere insieme a noi la fiera di Las Vegas. Ci vediamo al prossimo video. Ma non puoi aspettare che lo dica anche lui. Ciao. Due coglioni. Allora ragazzi, ora vedrete come ci sbattono fuori dalla sala stampa. Le parolacce non si possono dire nel vlog. Ho detto, allora ragazzi no, vi giuro. Ciao. Ma che voce fai? Dai, 3, 2, 1. Ciao, io sono Andrea. E io sono Gianluca. Ci vediamo al prossimo video. Andava bene, entità oscura. Grazie signor CEO, entità oscura. Sono qui fuori dalla South Hall del Las Vegas Convention Center, dove stanno ancora completamente montando tutto praticamente. È ancora con i lavori in corso, diciamo. Sto facendo una minuscola deviazione per passare qui perché sono curioso tra i vari caravan dei siti web. Diciamo che penso un po' tutti conoscano, perché ad esempio qua abbiamo il caravan di The Verge, che hanno questo piccolo mezzo motorizzato su ruote che occupa giusto qualche metro quadro, dove si sono fatti uno spettacolare ufficio mobile. Ora stiamo andando a vedere se becchiamo qualcosa di interessante agli stand ancora, diciamo, in costruzione, cioè in assemblazione alla Las Vegas Convention Center, mentre sopra di noi passano gli aeroplani, ne parte penso uno al minuto. È una roba allucinante, c'è un traffico aereo in questa città che è spaventoso. Ci vediamo fra poco, vi lascio questa immagine della palla del CES. Credo che definire questo posto una giungla sia un po' un eufemismo. Qua stanno montando alcuni pannelli per Samsung, per l'SUHD TV, che dovrebbe essere la TV più sensuale del mondo. Grazie Samsung. E qua abbiamo un po' di pubblicità di Sony, che con prodotti penso che siano quelli che già conosciamo molto molto bene. E qui vabbè, abbiamo una vista sull'Encore Win, un hotel dove molto molto bello, che visiteremo per gli Showstopper, evento che si terrà fra 2 giorni e dove conosceremo da più da vicino alcune aziende presenti al CES 2015 di Las Vegas. Siamo un po' incasinati perché qua c'è un po' di gente, ve la facciamo vedere. Adesso ecco. È un evento tipo Showstopper. Sì, praticamente uno viene qui e incontra un sacchissimo di aziende, spesso e volentieri sono un po' più piccole e meno famose. Ci si scambia biglietti da visita, si guardano i nuovi prodotti che portano e si mangia. Assaggia questo. Che roba è? Non lo so. Andrea Ricci esagera tantissimo, penso si stia ubriacando come una capra. Ubriacando. È una roba imbevibile blu. Facciamo un dettaglio sul blu. E anche sull'imbevibile. Fai un dettaglio sull'imbevibile però. Facciamo un dettaglio sull'imbevibile. È proprio imbevibile. E niente, adesso noi facciamo il giro e poi ci sentiamo dopo che dobbiamo fare i nostri saluti.
Ciao. Siamo un po' stanchi. Un po'. Oggi abbiamo fatto... In realtà sulla carta abbiamo fatto così poco. Cioè, infatti, perché siamo stanchi, Andrea? Perché abbiamo camminato per chilometri e chilometri. Secondo me sono i pancakes della colazione che ci hanno ammazzato. No, secondo me sono veramente le distanze abissali di questa città. Beh, allora è arrivato il momento dei saluti. E dato che avete risposto in tanti alla nostra chiamata al dovere, sì. Siete ligi comunque. Sì, allora noi bisogna salutare. Scusate, ma i nomi non me li ricordo tutti, quindi Nicolas Ghigo, hai teccato, Alessandro Galtieri, Zef Nreaj o Nreai, non lo so. Non ti impelagare in cose che poi ci menano. Peppe Costa, Mattia Dutto e Fox23D. Più. Però abbiamo un salutone speciale a Matteo Manfredi, perché lui in realtà probabilmente sarebbe arrivato prima di tutti, ma ha avuto problemi tecnici col saluto. Tra l'altro dalla regia mi dicono che devi provare a controllare le impostazioni di Google Plus, perché potrebbe che essere purtroppo un po' di fastidio. Comunque Matteo, un grosso saluto anche a te. Ti abbiamo salutato lo stesso perché era giusto così, e perché soprattutto sei stato il primo a rendersi conto che Andrea Ricci porta sfiga. Ecco, sfigissima. Grazie. Vabbè, oggi facciamo invece il team Andrea Ricci. Cosa facciamo oggi, Andrea? Il team di Luca Cirignano rompe le scatole. Ma non puoi scrivere rompere scatole. Puoi scrivere tranquilla. Ah no, ce l'ho, il team Gianluca Cirignano faccia di ratto, che è come mi ha apostrofato stamattina Andrea Ricci quando non trovavo il telefono e ce l'avevo proprio davanti, ce l'avevo proprio appoggiato su questo divano qua. Oh Andrea, ma fammi suonare il telefono, fammi suonare il telefono. Si gira proprio con uno sguardo proprio felino, lo vede e fa faccia di ratto. E qui. E quindi chi scrive per primo faccia di ratto è una faccia di ratto, perché è una faccia di ratto, e poi vabbè, viene salutato. Saluti e baci. Poi però salutiamo alcune altre persone del team di Readball. Io penso che con tutte le persone che mi hanno chiesto di essere salutate nei video, toccherà fare 150 vlog, perché non bastano quelli che stiamo facendo. Andrea farà i vlog fino al 30-40 anni solo per salutare la gente. Quindi allora salutiamo chi è rimasto, diciamo, in Italia, comunque ci sta supportando, cioè Giovanni, Federico e Luca, e poi finiremo anche di salutare tutti gli altri nel corso dei prossimi vlog. Noi adesso andiamo a dormire finalmente, perché è quasi mezzanotte, quindi buonanotte. Faccia di ratto nei commenti, lo salutiamo, ed è il primo che scrive che faccia di ratto, però deve sapere che comunque noi lo salutiamo dicendo che è una faccia di ratto, è palese così. Ciao, bacioni.